Amici di Twitch, buonasera a tutti buonasera. E benvenuti. Ciao. Allora, io so che ci avete seguito in tantissimi al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, siamo ancora tutti molto provati, devo dire, da una chiacchierata iniziale nel pre, e per questo anche stasera finiremo una mezz'oretta prima, intorno alle 11. Sarà un po' più breve, ma molto intenso, come mi piace definirlo. In altri ambiti, ecco, rimango sul bene, vago, chi bene. Vuole capire capisca. Non ci conviene. Buonasera a tutti, benvenuti in questo nostro Live Talks numero 280. Prima di dire, vi anticipo, amen, ma che ti è successo là dietro? Hai messo il drappo rosa? No, non è un drappo rosa, sono i lavori al nostro studio, perché adesso sono connesso da quello che sarà il nostro studio fisico, perché i Live Talks si sposteranno dal vivo e stiamo facendo i lavori, sono iniziati oggi, quindi meglio così che non andare per niente in diretta, quindi evitate battutine. Per il 300° in diretta avete qualche idea? Sì, e sì. Coinvolgerà anche questo studio fisico. Cioè, magari, se riusciamo, cercheremo di far combaciare inaugurazione e 300° episodio per fare una cosa molto molto figa. Ora esce un serial killer, non mi dite che ho paura. Comunque, buonasera a tutti, salutiamo la chat, salutiamo i nostri mod, Jackie Jack e Fanpage, la polizia del canale, siate carini e coccolosi, se no prima vi sospendono e poi vi bannano. Salutiamo i nostri VIP, sono rimasti in pochi, tipo gli Hunger Games ai VIP, perché noi come uno salta una diretta lo tagliamo. Quindi abbiamo solo due fortunati, Simona8 e Mr. Lannister, un saluto anche a tutti gli altri. Questo è Live Talks, per chi non lo sapesse, il format che va ad invitare le eccellenze all'interno dei vari ambiti della cultura pop. Parliamo di recitazione, doppiaggio, musica, sceneggiatura, gaming, creazione di contenuti. Mille più argomenti. Esatto, fumetto. E stasera siamo molto molto felici di avere con noi un'eccellenza nell'ambito della comic book art, che è Luca Maresca. Luca, grazie per aver accettato Ciao il nostro invito. Grazie per l'invito. Come stai? Bene, bene, bene. Stanco perché ho appena finito di lavorare, però sto bene. Vedi, oh, la stanchezza stasera è il comune denominatore. Però dai, secondo me ci ricarichiamo a vicenda durante questa chiacchierata, sono sicuro. Va benissimo. Avrà tempo di pentirsi di aver accettato l'invito nel corso di questa ora e mezza. È ovvio. Esatto, sono sicuro. Quello che... vorrei dirti è che iniziamo senza sapere dove andare a parare, se non con una costante, che è la nostra prima domanda, che è uguale per tutti, e ti vado a porre con un inutile preambolo che però piace la chat, quindi io te lo faccio uguale. Il preambolo è questo, e vedi hashtag il preambolo è questo, ossia, no, noi ci alziamo la mattina, usciamo di casa, incontriamo chissà perché sempre lo stesso numero di persone, che sono 10 per partito preso. E in base a come ci poniamo con loro, no? Qualcuno ci starà più simpatico, antipatico, scontrosi o meno, queste 10 persone avranno 10 immagini diverse di come noi siamo. Però è bello dal nostro punto di vista vedere come il nostro ospite vede se stesso. Quindi io ti chiederei chi è Luca, non tanto dal punto di vista professionale, perché poi ne andremo a parlare, quanto proprio dal tuo punto di vista per quel che riguarda aspetti caratteriali, passioni e hobby che esulano il tuo campo lavorativo. Ok, quindi è una domanda bella corposa. Ma poi è tutto in discesa, tipo okay. Il colore preferito. Esatto, sì. Lo facciamo per darci un tono iniziale, poi dopo... Ok. Allora, ho già dimenticato le varie domande, comprese in quell'unica cosa che mi hai detto. Guarda. Allora, okay. Andiamo per ordine. Ok, un attimo, sto cercando veramente. No, ero preso da tutto quello che stavi dicendo e mi sono dimenticato tutto praticamente. Allora, vai, ripetimi qualcosa. Guarda, così, chi è Luca dal punto di vista di Luca? Aspetti caratteriali, passioni e hobby. Okay. Carattere, passioni e hobby. Perché appena hai detto caratteriali già pensavo, mio Dio, io ho un carattere proprio pessimo. E quindi ero concentrato su questo per dire, ok, come lo dico in modo un po' più carino, no? Sono tremendo, ho un carattere veramente... Sarà il fatto che lavoro costantemente, sono in questo studio praticamente 24 ore su 24, non vedo gente, e questo mi tende a... cioè mi porta a una vita sociale pari allo zero, e quindi automaticamente il mio carattere è tipo il nonno di Heidi,
quindi sono molto pignolo, sono molto, e questa cosa forse la riverso poi anche nel mio modo di lavorare. Sono pignolo, non dico alla Sheldon Cooper, ma quasi. Bene. E basta, vabbè, diciamo che racchiudo tutto in questa cosa. Cioè, quindi se dovessi descriverti in una parola sarebbe pignolo. Pignolo con me stesso, pignolo con gli Ok. altri, Va faccio bene. fatica a volte a filtrare anche quello che vorrei dire, quindi a volte rischio di essere troppo diretto e crudo, quindi veramente a volte non ho mezzi termini per dire che una cosa mi fa cacare, lo dico e creo dei problemi intorno a me. Però d'altronde faccio il disegnatore, non devo avere a che fare con devo avere a che fare con la minor persone possibili, quindi va bene Chiaro. così. Allora, è un lato del mio carattere che devo assolutamente migliorare. Ma perché è bello, cioè, diciamolo, finalmente qualcuno dice le cose in faccia come stanno, senza avere, no, Ok, sì, più o meno. quel tergiversare di. Anzi, perché poi il mondo si divide in due, no? Chi è sincero e i leccaculo, fatemelo dire. Qualsiasi cosa, pur di arrivare, dicono, si prostrano e fanno sì padrone. No, no, E no, invece è vabbè, dai, no, bello. no, assolutamente no, però È bello qualcuno che non ha mezze misure e dice quello che pensa. Cioè, è allora, diciamo bello. che è bello perché sì, mi sento libero di dire quello che penso, però poi effettivamente mi rendo conto che faccio danni, quindi Certo. dovrei contare fino a 10, no? Adesso che Bilanciare, ecco, chiaro. sì, Guarda, esatto. guarda, se noi ti facciamo schifo puoi dirlo perché tanto ne siamo consapevoli, quindi non ti preoccupare, non ti preoccupare. Capiremo. Vabbè, lo dirò alla fine, vedremo, vedremo come andrà. Dal tuo blocco su Instagram lo noteremo. Esatto. Ok, quindi aspetti caratteriali, pignolo, terribile. Cosa Sì, avete? vabbè, poi vabbè, diciamo che cerco di fare il meglio che posso in tutti, cioè con me stesso, nel rispetto degli altri, quindi non faccio agli altri quello che non vorrei essere fatto a me. Chiaro. Di base questo è il mio mantra. Chiaro, ok. E passiamo alle passioni. Quali sono le tue passioni? Passioni. Allora, io diciamo che finora, anzi fino a qualche anno fa, mi sono sempre diviso tra due grandi passioni, la musica e il fumetto. Ok. Ho sempre suonato, sono stato con diverse band, abbiamo suonato in giro tanto, tanti anni. E ti devo dire la verità che io credevo che fosse quella la mia professione. Quindi poi dopo si è ribaltata tutta la situazione. Però non ti nascondo che comunque appena posso vado a suonare da qualche parte con amici, con mio fratello, insomma, quando posso, tra una scadenza e l'altra. Quindi credevo fosse quella la mia strada. Anzi, ho investito tanto su quella strada, poi non è che non è successo niente, la vita ti mette di fronte delle cose che capitano così e mi sono trovato catapultato totalmente nel fumetto e è andata così e ora sono qui, quindi ho abbandonato i sogni da rockstar. Ok, Che ma strumento suonavi? Principalmente la chitarra. oh, vedi, Vabbè. è molto interessante Sono questo molti anni perché che ho suonato rock, diciamo il tuo piano B, cioè adesso se ti dovessi chiedere quale sarebbe stato il tuo piano B se non avessi intrapreso la strada del fumetto, ovviamente la musica da quello che ci hai detto sarebbe stato. Ma quale, cioè, te lo ricordi il momento spartiacque? Cioè, tu hai detto, io ho pensato per tanto tempo che quella fosse la mia strada. Qual è stato il momento che ti ha definitivamente messo sui binari del fumetto piuttosto che della musica? Se c'è stato, magari è stato un processo graduale. è stato un processo graduale, un po' perché suonando fai parte diciamo, di un gruppo, quindi devono essere un tot di cervelli che ragionano nello stesso modo, che hanno la stessa
meta. Da disegnatore sei tu solo che hai le redini di quello che sarà la tua strada, quindi lì è più facile da gestire. Okay. Quando si suona con una band o si è tutti concentrati sull'obiettivo, oppure succede ovviamente che ognuno prende la propria strada. Quindi c'è stato un bel periodo della mia vita dove ho suonato seriamente, si è interrotto e ho iniziato a fare fumetti, cioè ho continuato a studiare, ad avere piccole pubblicazioni. E poi c'è stato un altro momento importante con un'altra band e abbiamo girato, abbiamo suonato destra e sinistra e poi piano piano le strade si sono divise e sono ritornato di nuovo catapultato in maniera totale nel mondo del fumetto, quindi okay. Ci sono state queste due parentesi musicali. Ma qual è stato il momento più bello raggiunto nella musica? Cioè qual è stato quel momento che tu ti porterai sempre nel cuore dove hai detto ok? È stato il momento dove ho pensato che le cose stavano andando nel migliore dei modi. È stato un concerto qui in zona, sulla costiera amalfitana, un grosso concerto che è accaduto all'indomani del concerto peggiore che potevamo mai fare perché le situazioni non erano delle migliori. E quindi mi ricordo la sera prima abbiamo fatto un concerto disastroso, non per colpa nostra, perché c'erano chi suona lo sa. C'è il fonico che non ti ascolta, i microfoni che fischiano, gli amplificatori che fanno massa, le chitarre che... Insomma, non si riuscì a capire niente. Quindi quella sera di quel concerto, diciamo tra di noi, che doveva cambiare qualcosa perché sennò non andava bene. Il giorno dopo, invece, il concerto più bello davanti, non so, direi delle cifre assurde, comunque era sulla spiaggia, una spiaggia pienissima. E noi eravamo headliner di un'altra band più importante, ovviamente, però facemmo una cosa strepitosa. E subito dopo iniziamo a fare, vincemmo Sanremo Rock, Provini per Sanremo, andammo a registrare altre cose a Nord Italia, a Mestre, ricordo, con dei DJ pure importanti. Insomma, poi quello è stato il momento più bello di massima attività. Con la prima band, diciamo. Poi c'è stata la seconda, anche lì abbiamo avuto dei momenti veramente belli, però poi le strade si sono separate durante il Covid, tra l'altro, e quindi abbiamo deciso che andava bene così. Ok, no, grazie, perché mi hanno sempre affascinato, no, gli sliding doors. Sì. Quel momento in cui una tua decisione ti ha portato su una strada, ma se avessi deciso in maniera differente, magari si sarebbe aperta un'altra strada, non si sa poi come, sì. Quindi interessante. Mi è rimasta una collezione di chitarre abbastanza ampia, non so dove metterle, ce le ho buttate nel salone. Però adesso la domanda delle domande, ok? Ormai con la musica è andata così, però sì. Allo stato attuale, se tu dovessi scegliere tra l'essere un'eccellenza nel fumetto così come sei, e avere la garanzia di diventare un'eccellenza nella musica, sceglieresti comunque il fumetto o ti butteresti sull'altra strada? È una domanda bastardissima. Lo so. Allora, non ho mai valutato questa cosa, nel senso che in realtà col fumetto sono riuscito bene o male a fare più o meno quello che facevo con la musica, nel senso giro per le fiere, quindi dormo comunque tanto fuori casa durante gli eventi, è come sentirsi in tour più o meno, quindi ho recuperato quelle vibes da vita on the road, diciamo così, e ho a che fare con le persone, stessa cosa che con la musica, creo qualcosa, stessa cosa che con la musica.
L'unica, forse l'unico peso che con gli anni sto sentendo nel fumetto è quello di stare ore e ore e ore a casa da solo, immerso nella concentrazione più totale per sfornare tavole su tavole, soprattutto quando si tratta di lavori commissionati, con scadenze, Certo. ai quali non puoi dire. Non puoi prenderti più tempo del dovuto per poter fare un lavoro migliore, ecco, magari. Quindi è una creatività un po' più comandata questa, non che nella musica poi non succeda, anzi, però diciamo qui è un po' più complicato. Poi nella musica, magari con una band si sta in compagnia, si fa una vita insieme, insomma, da tour, da turnista. Ed è una cosa divertentissima, bella, spensierata e ecco, ripenso a tutto quello che ho fatto, mi sono divertito tantissimo. Quindi, boh, forse guarda, veramente non lo so, non lo so, non vorrei, forse di cuore di dire la musica. Ci prendiamo la Però non lo risposta so, di sono cuore, stati dai. sempre due mondi che mi hanno affascinato tantissimo, quindi non mi dispiace quello che sto facendo, No, no, anzi, no. sto avendo comunque tutte le mie belle soddisfazioni. No, no, assolutamente, però ne parlavi con così tanto amore della musica che mi è venuta proprio spontanea, no? Cioè, perché poi effettivamente capita, cioè, magari prendi delle strade perché hai delle opportunità, adesso non credo sia il tuo caso, però in generale, magari la tua vocazione, sono entrambi due vocazioni, però una è quella magari che in quel periodo è più predisponente nei tuoi confronti, l'altra invece si presentano delle opportunità molto concrete, quindi vai sul concreto e magari abbandoni quella che è un po' più nelle tue corde in quel momento, no? E quindi ero curioso di vedere se avessi avuto comunque la garanzia di eccellere in entrambe le parti, dove ti Diciamo saresti che sì, collocato. forse con la garanzia allora avrei scelto la musica. Ok, grazie della Però risposta. sarebbe comunque facile dire così, perché c'ho la garanzia. Eh certo. Il vero coraggio è dire la musica al 100%, mi butto lì, succede quel che succede. Questo coraggio ora non posso più averlo, Eh no, è perché certo. ci sono in ballo più cose di quante ce n'erano dai 16 ai 25 anni. No? No, è chiaro, è chiaro. No, è come se a me mi dicessi avresti la garanzia di essere presentatore come adesso o andare a giocare in Serie A all'epoca con Totti nella Roma, che avresti, cioè, no, non lo so se rimarrei. Oh, la risposta paracula potrebbe essere andare a giocare con Totti nella Roma e poi fine carriera mi butto qua, cioè, capito? Però effettivamente sono quelle Infatti. domande che ti fanno riflettere. Va Poi bene. comunque da ragazzo ho fatto teatro, ho fatto tante altre cose, sono grafico pubblicitario, diplomato in fotografia, e chi più ne ha più ne metta, insomma ho fatto veramente tante cose. L'unica cosa che mi sarebbe, cioè una delle varie cose che mi sarebbe piaciuto tantissimo fare è doppiaggio. Ah, vedi? Quindi mi collego a tanti video che ho visto Sì, abbiamo vostri, quindi doppiatori, attori, sì, proprio. Vedi? sì. Quindi poteva essere una delle tue strade il doppiaggio. Sarebbe potuta essere, tra l'altro, parlando di Sliding Doors, avrei dovuto, diciamo, quando ci fu la famosa scelta dell'università, io sarei dovuto venire a Roma, in un'università di design, alla quale poi non veni ammesso, però io già pensavo, vado a Roma, Università di Design, la prima cosa che vado a fare è doppiaggio da qualche bar. Quella sarebbe stata un'altra sliding doors divertente. Vero, è vero. Ok, lascio la parola ai miei colleghi. Iniziamo per anzianità, Andrea da Quillo. Mi sembra corretto, no? Cioè, Va bene. vai, Grazie, vai, Quillo. gentilissimo. Prego, lo so. Tu ti sei descritto appunto come una persona che vive perennemente in casa, però io spulciando sul tuo profilo, visto che hai fatto un bel viaggio a gennaio, sei stato a Los Angeles alla premiere di Echo. Ci vuoi raccontare com'è stato? È stato emozionante, È come. stato bellissimo, cioè, è stato emozionante perché innanzitutto venivo da poche settimane prima dal viaggio di New York, che c'è stato il Comic-Con. Quindi, diciamo, rifarsi un attimo, più di 8 ore di volo, che poi Los Angeles è la costa Eh opposta, sì, d'accordo.
diciamo, quella cosa non è che mi entusiasmava tantissimo, però, insomma, è stato bello inaspettato l'invito, perché poi è arrivata un'email normalissima da Marvel, Disney o qualcosa di qualche, insomma, qualche qualcosa del genere, e, o forse Prime, non mi ricordo, comunque qualcosa del genere. E che appunto mi avrebbero invitato lì, mi avrebbero tutto a loro spese, e quindi è stato divertente, perché poi, ecco, tornando, vedi come tutto si collega, tornando al discorso della musica, il mio amore, cioè proprio il mio genere preferito era il punk rock, quello californiano, e con Amici e Connessi anche, che ne so, roba che non c'è niente col punk rock, però, per esempio, per dirti, Beach Boys, tutta la musica che proviene dalla Capitol Records, che è a Los Angeles, io ho amato alla follia quella roba, quindi mi sono ritrovato lì. Automaticamente le prime cose che sono andato a fare è andare a vedere la Capitol Records, andare a vedere la Walk of Fame, andare a vedere tutte queste cose con le quali sono cresciute. Volevo arrivare fino a San Diego, ma è stato impossibile. Però, insomma, volevo fare un sacco di cose del genere legate poi alla musica. Quindi, quando mi sposto in un luogo del genere, la prima cosa che vado a vedere è l'hard rock, per vedere tutti i cimeli che sono appesi nel ristorante. Però, ecco, ritorniamo un attimo alla domanda. Vabbè, no, comunque, anche per questo è stato divertentissimo, perché ho avuto la possibilità. Poi sono andato insieme alla mia compagna, quindi ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo visto un sacco di cose. Los Angeles è stranissima, è magica sotto un punto di vista proprio, per alcuni versi mi ricorda tanto dei paesaggi italiani, ma è come quando fai un sogno, che sogni tipo casa tua, ma non è proprio casa tua. Los Angeles mi ha dato quell'impressione, stando qui in zona di mare, Salerno, Costiera Amalfitana, Costiera Cilentana. Lì il mare è bellissimo, cioè veramente bello, un clima strano però comunque sempre mite. E passeggiando un giorno così a caso per Los Angeles, la prima persona, cioè abbiamo parcheggiato, abbiamo lasciato la macchina lì, ci siamo trovati avanti William Defoe, Mark Ruffalo, Benicio del Toro e Pedro Pascal, così. Tutti E insieme, poi no? stavano dando la stella sulla Walk of Fame a William Defoe. Ma c'era poca gente, cioè ce li siamo trovati in faccia, così, dal nulla. E quindi è stato scioccante già questa cosa. Il giorno prima c'era stato Robert Downey Jr., perché c'era stata la notte del Golden Globe, mi pare. Vorrei sbagliarmi, comunque Sì, qualcosa così. possibile, Mi possibile. sembra di sì. E quindi c'era anche lui a zombie da quelle parti lì. Poi il giorno dopo, alla premiere di Echo, abbiamo incontrato gli attori, ho incontrato Kevin Feige, oddio, adesso mi sfuggono gli altri nomi. Comunque, poi siamo stati abbiamo visto le prime puntate. No, è stato surreale, surreale, perché non, è una cosa veramente del tutto inaspettata, passare da qui a lì in un attimo. Neanche il tempo di realizzare che saremmo dovuti andare a Los Angeles, perché è arrivato l'invito e una settimana dopo eravamo Che bello, poi l'invito è arrivato in maniera del tutto spontanea, non te l'aspettavi, sull'aereo. hai Sì, detto, quindi è sapevo stato. che stavano realizzando la serie, Sì. sapevo che c'era qualcosa che probabilmente si ricollegava al fumetto che avevo fatto, ma non pensavo fino a questo punto. Chiaro. Bello, perché tra l'altro c'è stato anche il tributo, cioè il tributo, ci sono stati anche i crediti, cioè comunque sei stato accreditato nei titoli Sì, di sì. coda, quindi insomma è stato proprio una bella produzione in generale e un bel omaggio poi tutto sommato anche alla controparte fumettistica Sì. del personaggio, per quanto insomma la serie non sia esattamente ritagliata sulla carta stampata, Sì, però è vero. diciamo prende e È riadatta. stata come? Prende un po' e È riadatta, riadatta, prende su. sì, come è anche giusto che sia alla fine. A me è piaciuta, devo essere sincero, però forse è piaciuta un po' di più perché ne ho sentite di critiche giuste anche. Però io ormai ci sono affezionato per tutto quello che c'è dietro, per tutto quello che è stato. E comunque Certo. lì,
La serie è stata percepita in maniera totalmente diversa perché, a parte il fatto dell'inclusività verso le persone sorde e mute, e quindi c'era un'ampia fetta di persone native americane, e quindi là l'hanno sentita proprio tantissimo, super orgogliose di questa cosa. Quindi vedere anche questa sorta di rispetto e di atteggiamento verso un'altra etnia, insomma, è stato veramente, veramente bello, mi ha colpito tantissimo, quindi non posso non apprezzarla questa serie. Per me è stata veramente bella. Chiaro, che bello. Senti Luca, ma ti sei ritrovato davanti quattro mostri sacri per caso, ma sei andato lì a rompergli le scatole, a chiedere una foto, o ha detto no, vabbè, lascio stare? Allora, le foto sì le ho potute fare, cioè, nel senso, stavamo per la strada, quindi non c'è stato... Quindi con Pedro Pascal, Willem Dafoe... No, non sono riuscito a avvicinarmi. Ah, cioè, ok, ero quello, vicinissimo, ero vicinissimo, c'era un sacco di gente che c'è riuscita, persone che erano lì appostate da ore perché lo ah, sapevano. Ah, ok, no? Ok... No, perché quando mi ha detto non c'era manco troppa gente, mi sono immaginato magari 5-6... No, non c'era troppa gente, ma nel senso che veramente uno può immaginare che con quattro attori del genere ci sia una calca di persone infinita, invece era su marciapiede. Ah, vedi. Quindi, oltre il servizio d'ordine e esagerando, un centinaio di persone divise su due marciapiedi, quindi... Mm-hmm. Era poca gente. E certo, calcolando la caratura, no, dei quattro attori che erano presenti. Ok, chiaro. Andrea, prego. Sì, allora io ti ho sentito parlare delle tue diverse passioni, delle diverse facciate, no? Dei diversi frammenti che ti compongono. Però mi interessa adesso farti una domanda su... mettendoti un po' in difficoltà, magari. Quindi, le tabelline. Come? Le tabelline. 47 diviso 7,4. Madonna. Adesso non... Per me va bene. Anche l'ora tarda, insomma, non si fa. Volevo chiederti, se tu dovessi scegliere un unico oggetto, reale o di fantasia, che sia anche in grado di descriverti, quale sarebbe e perché? Reale o di fantasia addirittura, sì. Di fantasia non lo so, ci vuole troppa fantasia per immaginare qualcosa che mi possa descrivere. Oddio. Gli avevamo detto però che dopo la domanda iniziale era tutto in discesa. Era tutto in discesa, capito? Era il fatto dell'unico oggetto che rende tutto più complesso. Vabbè, è un po' tipo la domanda su un'isola deserta, cosa porteresti? Che oggetto porteresti? Quale unico oggetto porteresti? Un unico oggetto che mi possa descrivere, sì. Una chitarra, probabilmente. Una chitarra, vedi? Bene. Bello, così bello. Che non disegnerò mai più perché non mi daranno più fumetti. Farei Spider-Punk, sì, fighissimo. Figo. Vedi, poi, allora, è bello perché è uscito che, insomma, tra musica e fumetto potessi scegliere, avere la garanzia forse la musica. Su un'isola deserta effettivamente la matita a che ti serve? Non c'è il foglio, quindi cosa porti? La chitarra, almeno la suoni, basta allora, che l'accordi e passi il tempo. Cioè, mi sembra proprio la cosa più logica. Però anche utilizzabile come oggetto per descriversi, il esatto. Che vuol dire, cioè, il che da una domanda che apparentemente... Per la forma, ovviamente. È una domanda che apparentemente può sembrare abbastanza così un po' leggera. Può descrivermi perché io per anni ho vissuto in simbiosi con la chitarra e quindi mi sono espresso tantissimo con uno strumento. Quindi anche gli amici, se non mi vedevano con una chitarra dietro, c'era qualcosa che non andava probabilmente. Quindi penso che più quella. Sì, la chitarra. Magari una matita, ecco, la chitarra è fatta di legno, basta. Magari la ricavo in qualche modo. No? Vedi. Se mi manca. Andrea ti ha messo in crisi, ti voglio mettere in crisi anch'io. Se dovessi scegliere un'unica canzone, dato che si tratta di musica, che possa rappresentarti
Quale sarebbe? Madonna mia. Posso far meno d'Andrea, cioè devo mettere anch'io un po'. Ma Scusa. è ancora più difficile perché poi un'unica canzone da uno Un'unica che mi canzone, piace un cantante, un tantissimo. CD, un album. Scegli quello che vuoi. Madonna. Ok, forse ce l'ho. Aspetta, perché sennò. Vuoi esserne certo al 100%? Sì, no, allora ti direi un album. Ti posso dire Va tre album? sì, dai, facciamo tre. Allora, tre album, perché non saprei scegliere una canzone poi unica. Sì. Allora, tre album, ti direi Abbey Road dei Beatles, Bellissimo. Enema of the States dei Blink-182 L'ho consumato e quello. These Days dei Bon Jovi. Mamma mia. Cavolo, cavolo, Mamma mia. bellissimi. Bellissimi. Che scelta. Abbiamo abbracciato un po' Uno meglio quelli assieme. dell'altro. Uno meglio dell'altro. Bellissimo. Bello. Senti, adesso ritorniamo su tre domande leggere, che ci piace fare sempre agli ospiti perché è molto escono di ogni tanto cose fuori molto interessanti. La prima è la richiesta di commission più strana che ti abbiano fatto. Che immaginiamo che di richieste ne arrivano le più disparate, no? Quindi ti Sì. chiederei qual è quella che ti ha più colpito per stranezza barra originalità? Allora, la più strana ce l'ho perché ce l'ho sempre pronta, la devo dire sempre. La più strana è stata da parte di una persona che è un ragazzo, o un padre di un ragazzo, addirittura non mi ricordo benissimo il personaggio, però ricordo che dovevo staccare assolutamente perché stavo facendo sketch da non so quante ore, e pur di non lasciarmi andare, la persona in questione mi chiese: che cosa sarei andato a mangiare? Io dissi un tramezzino. Bene, allora disegnami un tramezzino. Disegnami Contento un lui. tramezzino. E quindi c'è un Quindi esiste tramezzino? un tramezzino disegnato da me, da qualche parte. Forse dovrei avere una foto addirittura perché fu una cosa scioccante. No, un tramezzino. Ma ti ricordi anche come l'avevi disegnato il tramezzino? Cioè, non so, tonno e pomodoro, queste Sì, cose. tipo il monolite di Kubrick con qualche oliva che cadeva dai buoi. Oh, però, guarda, è un pezzo unico al mondo. Un Sicuro. tramezzino disegnato da Luca Maresca, cioè, è I incredibile. ristoranti stellati se lo stanno litigando. Beh, sì, Potrebbe essere assolutamente. l'icona di veramente un ristorante stellato. È un domani che lo troverò lì nel logo del ristorante, poi Esatto. andrò a riscuotere. Giusto, Pensa al nome del giusto. ristorante tipo Marescas, con l'apostrofo, come... Bello, mi piace. Ok, la seconda invece è questa. Se hai mai usato il tuo talento per finalità personali? Cioè, conquistare qualcuno, non so, non pagare una cena. Adesso sto a dire prime stupidaggini che mi sono venute. Beh, però... Allora, no, non so, guarda, è capitato per scopi personali, sì, qualcosa, ma è normale, del tipo, che ne so, andare però sempre legate all'ambito lavorativo o delle mie passioni. Mi è capitato di acquistare qualche tavola di qualche disegnatore che ammiro tanto in cambio di qualcosa di mio. Quindi c'è stato un mezzo baratto per abbassare il prezzo. Mi vengono in mente cose così. No, in realtà non, cioè più di tanto non credo di aver mai approfittato poi Vedi, io ne avrei approfittato tantissimo, te lo No, ma non dico. so, se mi dite su cosa posso Non lo so, approfittare, lo faccio. mi piace una ragazza, io vado là, posso farti un disegno. Vabbè, sì, certo, Cioè, quello sì, però ecco, con le ragazze è stato sempre più utile il fatto di saper suonare la chitarra. è chiaro. Anche quello. Volevo arrivare lì. La Effettivamente. canzone del sole fa sempre colpo sulla Sì. spiaggia. Però bisogna fare attenzione, se no si finisce come quelli del Falò, no? Che quello che suona la chitarra al Falò è Sì, quello che succede non... anche questo. È quello che Succede non anche cucchi. questo. Bisogna saperla suonare, ma non farlo per troppo tempo, perché Esatto. se no. Non cucchi più, cioè suoni e basta. E se no cucca Cuccano sopra tutti gli tutta la mia altri. serata e tu no. Un po' basta. È vero, è vero. Giusto per far vedere le tue capacità. Poi fai un Esatto. pezzetto. Sì, sì.
penso sì, principalmente così. Col fumetto va bene, non lo so. Ok, allora la terza è questa. Immagino tanti tuoi colleghi fumettisti ci hanno detto: ok, sono un fumettista. Tante persone hanno espresso il desiderio tra conoscenti, parenti, amici, anche non amici, di essere inserito all'interno di un fumetto. Quindi costantemente mi sono arrivate richieste di: ma perché non mi inserisci da una parte, dall'altra, non puoi essere Spider-Man? Ecco, io vorrei chiedere, a te è capitato di soddisfare qualcuna di queste richieste, di inserire random anche in elementi di contesto delle persone reali che te l'hanno chiesto? Allora sì, succede, ma succede per mia volontà, anzi sì, se me lo chiedono non lo faccio. Bene, mi sembra giusto. E invece devo lavorare io di fantasia, sì, lo faccio nel senso di fantasia, voglio dire, se ho bisogno in quel momento di una comparsa che abbia un volto, piuttosto che perdere minuti inutili a disegnare una faccia che mi possa servire, immagino quel mio amico, okay, o anche spesse volte me stesso, perché magari provo a fare una foto per capire un'espressione, come funziona qualcosa, e poi mi accorgo che magari quei tratti che possono essere i miei, magari camuffati un po', possono funzionare, quindi lascio. Sempre però quando si tratta di fugaci comparse, ecco, io mi ci inserisco tanto. Ok, vedi, ma quindi... una firma nascosta. Ok, quindi diciamo, se me lo chiedono io per principio non lo faccio, però di mia volontà inserisco, ma quando inserisci di tua volontà poi fai sapere all'altra a chi hai pensato che l'ha inserito, oppure dici no, chi se ne frega, me lo tengo per me? No, sì, okay, è successo che l'ho detto, sì. Okay. Poi, che ne so, anzi... per dire, ultimamente ho inserito anche lavorando tantissimo, poi soprattutto durante la pandemia, e mi sono ritrovato a lavorare più del dovuto, perché stando chiuso in casa, e quindi io avevo podcast, video su YouTube, qualsiasi cosa, 24 ore su 24, quindi non sapevo che disegnare, alzavo la testa, il primo che mi capitava boom, era fatta, certo. Sì. Ti eviti il lavoro di reference. Gentilmente il permesso se potevo utilizzare la loro foto, la loro immagine, ecco, per carino, per, carino, vedi. Ed è anche, mi è piaciuto perché è stato anche un modo di ringraziare per la compagnia. Bello, mi piace questa chiave di lettura. Poi qualcun altro dovrò inserirlo prima o poi. Mi fa ridere l'idea che Luca possa fare un po' come Quentin Tarantino, cioè ogni tanto prende e mettersi come, non lo so, apparizione spot, come personaggio che appare nello sfondo, il Quentin Tarantino del fumetto, cioè questa cosa mi fa ridere, sì, è carino. È capitato con qualcuno, è capitato. No, è bello perché poi si scoprono tante cose. Ad esempio, io sono rimasto colpito quando Matteo Lolli, che salutiamo, ci disse che lui inseriva all'interno dei suoi fumetti i meme, quindi non so, mi ha detto prendi un mio fumetto e c'avevo, mi sembra Deadpool, non mi ricordo, un fumetto di Deadpool, lo apro, effettivamente c'era la bambina cicciottella che correva, no, quella che si guarda indietro, sì, e l'aveva inserita all'interno di un contesto dove c'era la macchina che volava e questa che scappava, ma era bellissimo, infatti... Bellissimo. Da allora no, devo fare anch'io, ti giuro. E quindi da allora ci siamo divertiti. Allora, invece per anni fino a quando non, no, ma in realtà lo continuo a fare, inserisco sempre, o meglio quando posso, oggetti di Ritorno al Futuro. Beh. Perché tra le varie cose, tra le varie passioni, sono un nerd, ma dire 100% è poco, di Ritorno al Futuro, di tutto quello che è Ritorno al Futuro. Quindi, ricollegandomi al viaggio a Los Angeles, sono andato sui set, cioè nelle strade dove hanno girato Ritorno al Futuro, la casa di Marty, tutto quello che potevo vedere, il valley, il set cinematografico, sono andato là, dovevo vederlo per forza. Memorabilia con la pala, quindi e quindi spessissimo inserisco la DeLorean da qualche parte, oppure il monopattino, l'overboard, o
qualsiasi altra cosa. Bellissimo, non potevi scegliere la targa, più bello. La targa nelle macchine, ogni tanto metto la targa. Bello. La targa è bellissima. Sì, sì, sì. Hai tutta la comprensione e l'invidia di Andrea in questo momento. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Beh, Ritorno al futuro è la trilogia del cinema, poi c'è tutto il resto, però quella è la trilogia della storia del cinema. Okay. Sì, 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 sì. Senti, ma ti hanno mai chiesto di illustrare qualcosa che non fosse su carta? Casco di moto, una serranda nel negozio, non so, le prime cose che mi sono venute. Ah, a Salerno c'è una ludoteca per bambini, okay. Una ludoteca ovviamente, per adulti ancora non so se esiste. Comunque c'è una ludoteca che è piena di miei disegni su un muro, di personaggetti Disney. Cavolo, oh, è un museo praticamente. Anche manga, ho disegnato su una parete, se non sbaglio, Goku, roba di Dragon Ball, Winnie the Pooh, personaggi Disney, o delle fiabe. Quindi sì, esiste qualcosa di... Ah, ma in tutto ciò, un altro, diciamo, un altro slime doors, oppure un altro lato del mio lavoro che è sconosciuto e più, e lo dico qui per la prima volta. Wow. Io ho disegnato, sono il disegnatore di quasi tutte le mascotte dei parchi di divertimento d'Italia. No, ma dai, davvero? Quasi tutte. No, perché poi non voglio assolutamente soppiantare i disegnatori veri delle mascotte. Io mi sono trovato a fare le stesse mascotte per... come si chiama? Tipo le immagini coordinate, no? Mm-hmm. L'indicazione per i bagni, l'ho disegnato io. L'indicazione per il ristorante, l'ho disegnato io. Ho disegnato anche da zero e ideato le mascotte per altri parchi, anche per lo Zoo Marine a Roma, se non sbaglio, oppure Etnaland in Sicilia, parchi acquatici, divertimento, mm-hmm. Io, tutti i pupazzoni. Ho disegnato la mascotte di la squadra di Yamamai per la pallavolo, insomma, disegniamo mascotte. Ma che figata! Ogni volta che andrò ad un parco divertimento penserò a te quando vedrò una mascotte in giro. Ok, però non tutte, tipo Prezzemolo non l'ho mai disegnato, quello di Garda. Ah. Meglio, Prezzemolo mi sta un po' antipatico, possiamo dire. Okay. Meglio così. Diciamo, ecco, diciamo, per esempio in Mirabilandia c'erano i coniglietti, se non sbaglio, che se non vado errato, non ricordo male, non vorrei dire una scemenza, erano disegnati forse da Mastantuono. Da Cavazzano, però non ne sono sicurissimo, quindi forse ho detto una scemenza, però io ho disegnato tutte le altre immagini coordinate, quindi ho dovuto prendere i disegni figo. E rielaborare. Fighissimo, guarda, questa è sono quasi fomentato più io di te che lo racconti. Tra l'altro Felice scrive, perché ti sta antipatico Prezzemolo? Te lo dico, allora, io odio il Prezzemolo, quindi mi fa pensare al Prezzemolo. Anche io odio il Prezzemolo, in realtà. E quindi mi fa schifo, già solo il pensiero di pensare al Prezzemolo, e poi è... Ma io la chat non la leggo, è normale? Sì, perché questa è una nostra chat interna, se vuoi leggere la chat devi aprire in contemporanea Twitch. E andare a scorrere. Ok, perfetto, va bene. Questa è nostra interna. Tanto noi ti riportiamo comunque la maggior parte. Non vorrei che ci fossero domande rivolte a me, non le leggo. No, ci sono, però te le filtriamo noi nell'ultima mezz'ora, perché ovviamente non facciamo in tempo a leggerle tutte, okay, quindi te ne leggiamo random, quelle che capita. E mi ha fatto ricordare che oggi, avendo un pochino di tempo in meno, è il caso che vada alle domande della chat, perché sennò si arrabbiano, giustamente. Ok. E poi, oltre al fatto che il Prezzemolo non mi piace, cioè è proprio la mascotte che se la tira di più per eccellenza. Cioè, dato che è quella più conosciuta, a me sta antipatica a prescindere, va bene? Io ho avuto un mio professore al liceo che è fumettista e disegnava i fumetti di Prezzemolo. E anche di Tiramolla, se non sbaglio. Ah. E anche lui ti disse che gli stava antipatico, no? Ah, questo non lo so. Però da lui al liceo ho imparato tantissimo. Approfitto per salutare il professore Lauria. Un saluto. Ciao professore Lauria. Io volevo rubare il tempo per chiedere due istantanee a Luca, visto che è diplomato in fotografia e è una cosa che a me appassiona parecchio.
Volevo chiederti due istantanee che ti vengono in mente nei due momenti più belli che hai vissuto, da una parte con la musica e dall'altra col fumetto. Quindi se pensi proprio al momento migliore di queste due vite, mettiamola così, che cosa ti viene in mente in uno e nell'altro? Allora, un'istantanea con la musica è stato probabilmente quel concerto di cui ti dicevo, quello immediatamente il giorno dopo il concerto peggiore. E invece col fumetto, diciamo così di cuore ti direi la prima, l'ingresso in Bonelli, perché è stato proprio lì poi l'inizio del mio percorso effettivamente professionale. Perché poi diciamo inaspettato, poi se ne posso aggiungere un'altra è sì. Marvel, ovviamente, quindi forse il pre ingresso in Marvel, perché è stata una cosa un po' rocambolesca riuscire a portare il mio portfolio a New York a chi doveva visionarli, e poi qualche giorno dopo ho avuto insomma la risposta positiva, però è stato il pre. Tutto quello che è venuto prima. Ok. Bello. Velocissimissima. Hai mai percepito uno stacco particolare nel modo di lavorare in Italia e poi dopo in Marvel? Per come disegno io, no. Assolutamente no. Mm-hmm. Ho continuato a lavorare, continuo a lavorare nello stesso identico modo. Lo stacco, sì, le differenze ci sono, ma ci sono magari nei tempi di realizzazione, scadenze magari un po' più pressanti dall'America, perché fumetti di 20 pagine li devi fare in un mese, su per giù, ok? Quindi sono ritmi un po' più serrati. Per chi non mastica benissimo l'inglese, poi c'è il problemino della traduzione, che è uno scoglio che piano piano bisogna superare. Io mi affido ancora ai traduttori e la maggior parte delle volte toppano in modo imbarazzante, mi trovo a ore e ore a cercare di capire il senso di una frase che poi devo chiedere comunque spiegazioni perché non capisco. Però la differenza è solo quella, cioè in entrambi i casi ci sono persone che ti mettono un po' più a tuo agio, che rompono meno le scatole su dei dettagli trascurabilissimi, perché poi già ci penso io che sono già il pignolo per conto mio, poi ci si mette anche l'editor volano le cosiddette. Va bene, allora passiamo alla chat. Jingo, le domande della chat, le domande. Guarda Luca, l'atteggiamento giusto. E Andrea, prendi esempio. Un bel chitarrone punk così. Ma Luca la sente solo stasera la sigla, capito? Però io la sento. È una original fatta proprio ad hoc per noi, con arrangiamento. Cioè, mai sentita prima nella storia. No, vabbè, nel senso riarrangiata, con scritte le domande della chat, capito? Cioè, c'è tutto un lavoro dietro, no? No, niente. Andrea, Luca non riesce a farsela piacere. Invece, secondo me, mette quel tocco di allegria esotica, no? Sì. Perché averne 3-4, credo, e farle girare sarebbe... Magari a giro a seconda dell'ospite. Io sono d'accordo con me. Vabbè, dai, te l'hai detto la seconda volta. Va bene. No, ti beccherà sempre questa, Andrea. Allora, vedi, felice anche da messa, canticchiando la chat. Bravo, bravissimo. Vado con le domande a ripetizione. Quelle dove arriviamo. Il Coach Lasso, buonasera a tutti. Grazie Luca per essere qui con noi questa sera. Vorrei sapere come nascono le tue passioni per il disegno e il mondo dei fumetti. La prima volta, se ti ricordi, la prima volta con cui sei venuta a contatto all'interno di questo mondo. Allora, la passione per i fumetti nasce da bambino. Sono cresciuto in una famiglia dove si dipinge, si è sempre dipinto. I miei sono pittori, mio nonno pittore e ceramista, tra l'altro, quindi... Disegnare era un modo di comunicare, mm-hmm. più semplice, tra l'altro. E mi sono appassionato ai supereroi, quindi quelli normali da bambino, l'Uomo Ragno, Batman principalmente,
quindi la passione, diciamo, del fumetto è nata da lì. Qual era il primo ricordo? Il primo, Il primo ricordo con questo mondo, cioè se ti ricordi magari il primo fumetto che hai visto, che hai letto, allora, come sei venuto? Il primo fumetto che ho visto, sempre da ragazzino, un ragazzino di 8 anni probabilmente, intorno a quell'età lì, mio padre porta a casa un fumetto, una rivista chiamata Corto Maltese, qualcuno se la ricorderà, sì. E, tra l'altro ancora edita, mi sembra, e allegato a questa rivista c'era il numero italiano di Batman Year One di Frank Miller e Mazzucchelli, e quel fumetto ce l'ho ancora e l'ho distrutto perché lo sfogliavo tutti i giorni e negli anni a venire. Quindi quello è stato il primo fumetto che ho avuto tra le mani. Poi un po' più grandicello, forse verso gli anni delle scuole medie, c'era una piccola fiera di fumetto in città e mio padre mi accompagnò e ho conosciuto i primi disegnatori con i quali ancora oggi sono in contatto, tutti i disegnatori della Campania, quelli più importanti, quelli che hanno fatto la storia poi della Bonelli in effetti, e altri ragazzi che poi sono diventati professionisti, quindi il mio primo assaggio di questo mondo, anche il mondo appunto delle fiere di fumetto, è stato il periodo delle scuole medie. Ok. Mr. Lannister, buonasera al grandissimo man, ai ragazzi e al nostro graditissimo ospite, al quale vorrei chiedere se può parlarci del suo lavoro su Asgardians of the Galaxy. Asgardians of the Galaxy è stato se non sbaglio, è stato il primo lavoro che ho fatto per Marvel. E tra l'altro, ricollegandomi a quello che hai detto prima hai nominato Matteo Lolli, sì. Praticamente quel numero è stato fatto intervallando le pagine mie con quelle di Matteo. Quindi è stata un'esperienza, la mia prima esperienza in Marvel, quindi bellissima, surreale, perché stavo disegnando per la prima volta un fumetto Marvel. È stato bello, è stato difficilissimo perché ovviamente sono entrato di corsa, cioè prima roba Marvel è questo. Ricordo tra l'altro che avrei dovuto fare prima dei test sul punitore e mi bloccarono chiedendomi se volevo direttamente andare su una serie. Ovviamente che fai, sono pronto, ma non lo vedo, quindi mai dirlo, fa l'ansia da prestazione, però insomma spero sia andata abbastanza bene. Beh, dire di sì, dire di sì. Ho disegnato Frog, no, come si chiama, la rana Thor, è stato divertentissimo, figo, anche solo bellissima la rana Thor. La mele avvelenata, ciao Luca, quali sono i tuoi supereroi e villain della Marvel preferiti? Della Marvel? Sì, solo Marvel in questo caso. Allora, mondo Marvel, supereroi Marvel preferiti sono sicuramente Spider-Man, Wolverine, poi non so, mi fermo a questi due, va. Sì, Spider-Man e Wolverine, come supereroi, invece villain? Come villain... Venom. Allora, io purtroppo ti parlo da disegnatore, quindi da, diciamo, quelli che mi piace di più disegnare, sì, 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 sì. Che possono essere appunto Venom, Goblin, e mi fermo a due anche qui, dai. Dai, due e due mi sembra giusto. Comunque a tutti attorno al mondo di Spider-Man, quindi... Sì, ma perché sono cresciuto con quelli, cioè per dirti, se nomino Goblin... mi vengono in mente solo due Goblin, quello del film di Raimi e il Goblin disegnato magari da Romita Junior, andando a chiudere un cerchio gigantesco. Sì. È chiaro. Felice, Luca, qual è la tua opera di cui vai più fiero e quella che se potessi rifaresti completamente da capo? Quindi le due opere all'opposto, diciamo. Allora, la risposta figa è l'opera di cui vado più fiero è la prossima. È quella che dicono quasi tutti, effettivamente. Però so già che non è così. no, non lo so. Forse quelle delle quali vado più fiero
sono quelle che sulle quali io sono quelle che ho odiato di più, perché vado più fiero per il modo in cui le ho affrontate, non per il risultato che ho ottenuto, perché ovviamente ti trovi a disegnare cose che non sono proprio nelle tue corde e lo devi fare comunque, perché è lavoro. Quindi sono fiero di come ho affrontato il lavoro, va, diciamo così. Allora ti posso dire quelle sulle quali mi sono divertito di più, Va bene. che è stato sicuramente Boomerang, Spider-Man, Black Cat Strikes Again, cioè la serie collegata al videogioco. Là mi sono divertito tantissimo, quindi forse non è il mio lavoro migliore finora, però mi sono divertito tanto. E invece quella che farei Che diversamente. se potessi rifaresti completamente da capo. Se potessi rifare, ma alla fine non lo so, perché cioè, se tornassi indietro nel tempo, ritorno al futuro, se tornassi indietro nel tempo, forse non mi permetterei di rifare qualcosa, perché non so dopo che cosa vado a cambiare. Io sono malato di sta roba. Ricordo però il plutonio perché è importante, poi sennò Anche se viaggio non solo. ce l'ho dimenticata. Cosa rifarei? Allora, diciamo che se potessi reinterpretare oggi un fumetto che ho già fatto, quindi fare la versione aggiornata, mi piacerebbe poter fare un fumetto che magari non si è proprio calcolato nessuno, o veramente pochissima gente, che si chiama D-Book, che è una sorta di horror splatter fatto mentre ancora non ero un disegnatore Bonelli, ma mentre lavoravo sulla serie di John Doe. Quindi ti parlo proprio degli albori, perché uno splatter, oggi lo farei veramente più cruento. Più cruento. Con lo splatter Da ci si rifare. perde sempre un po'. Ma c'è invece un disegno, un qualcosa che è di cui andavi fiero, di cui eri soddisfatto, ma che poi è stata rovinata magari dal colore, Eccola dal là, colorista. eccola là, eccola là. Allora, questa domanda è per prenderla larga perché è uscito da vari tuoi colleghi, però inizialmente messo a loro in bocca ad Andrea, che i coloristi sono brutte persone perché possono esaltare un'opera tanto quanto possono Distruggerla. massacrarla e Sì, distruggerla. è vero. Allora, io sono stato molto fortunato perché, tra l'altro, ho quasi visto tutti i fumetti che ho fatto, li ho quasi visti sempre a colori, partendo dalla Bonelli. Io ho iniziato su Orfani, e Orfani è stata la prima serie a colori, totalmente a colori della Bonelli, e con una sorta di colorazione molto all'americana. E io ho avuto l'onore di essere colorato da dei coloristi che erano già pazzeschi prima, adesso sono fantastici: Giovanni Maniro, Alessio Pastorello, e non, altri, mi dispiace non riuscire a ricordarmi tutti i nomi. Quindi sono stato felicissimo di questo. Sono partito con i migliori coloristi che potessi mai immaginare. In Bonelli, cioè in Marvel invece è un lavoro velocissimo, e se è velocissimo quello del disegnatore, è ancora di più quello del colorista. Quindi è inevitabile che trovi il colorista rodato che capisce esattamente quello che vuole fare, quello che le luci che io volevo mettere, oppure va totale, va proprio libero, come ho detto prima. Cioè, va proprio senza redini, quindi va, ci mette totalmente del suo e io sono contentissimo. Ed è capitato fumetti dove invece speravo in una colorazione migliore e Ok, quindi sono un po' brutte persone, un po'. insomma.
Vabbè, magari è il colorista gli arriva una tavola mia e dice: Madonna, che è sto schifo. E probabilmente può capitare anche lui la stessa cosa. E Ok. anche i disegnatori sono brutte Anche persone. disegnatori, insomma, Aggiungiamo anche questo. tutto il mondo del fumetto, una grande Siamo, brutta persona. sì, è pieno di brutte persone. Ok, in chat scrivono: nessuno sa fare il giro alla larga meglio di Andrea. Sì, perché l'aveva presa proprio larghissima. Vabbè, vado avanti, fatemi riprendere la chat. Ok, origami all'alba, un caro saluto a tutti voi. Vorrei chiedere a Luca se ha avuto delle persone a livello professionale che sono stati per lui dei veri e propri mentori. Sì, assolutamente, ma anche indirettamente. Io ho cominciato a disegnare praticamente copiando i fumetti che avevo sotto mano a disposizione. Cioè, ho iniziato non a fare fumetti, ho iniziato proprio a disegnare per puro gusto personale. E quindi io posso dire tranquillamente che appunto John Romita Junior è stato il mio primo maestro, oppure Garcia Lopez oppure Sergio Toppi, cioè, erano i fumetti che trovavo in casa, io quelli ridisegnavo. Poi io ho avuto i primi contatti con disegnatori in carne ed ossa semplicemente perché il caso ha voluto che abitassero relativamente vicini a casa mia e quindi sono stato tantissime volte in uno studio di Bruno Brindisi, disegnatore di Dylan Dog, Tex, della Bonelli. E ho imparato tantissimo vedendo disegnare altri disegnatori. Alla Scuola del Fumetto di Napoli ho avuto come insegnante Giuseppe Ricciardi, adesso per la Francia chiamato ICO, che è un talento fuori scala e io ho imparato tantissimo vedendo disegnare. Quindi sì, ho loro come maestri in carne e ossa e poi come maestri, insomma, così. Come si dice, non, mi manca il termine, indiretti, Sì, quasi tutti quelli dei fumetti che ho letto e che ho portato avanti cioè con me sempre. Sono fumetti che continuo a sfogliare da 20 anni e non mi stancherò mai di sfogliarli perché scopri sempre qualche linea nuova, qualche dettaglio. Per esempio, so, Goran Parlov, oppure Pepe Larraz o Oliver Coipiel, insomma, tanti, tanti, Immonen, e non finirò mai, Adam Ok, Hughes, eccetera, eccetera, eccetera. Mister Lannister. Allora, del rapporto con la musica ne abbiamo già parlato, però ti chiede nello specifico se quando lavori preferisci avere un sottofondo musicale oppure l'assoluto di silenzio. Ci hai detto dei podcast prima, no? Che Sì, ascoltavi soprattutto. sì. Però la musica ti dà fastidio ascoltarla mentre lavori oppure no? No, 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 assolutamente. Cioè, alterno tra musica e podcast. Ok. Tranquillamente. No, il silenzio a Silenzio terribile. volte, diciamo, quando c'è silenzio non me ne accorgo, però dopo un po' il silenzio diventa assordante e fa questo strano effetto e dice no. Non c'è troppo silenzio, mi dà fastidio, devo mettere qualcosa. Quindi no, no, sono sempre, sempre con. Una cosa che non riesco a fare è vedere film o vedere serie TV, mentre altri colleghi si fanno i rewatch di tantissime serie TV e non riesco. Io ho ascoltato tutte le ultime stagioni di Big Bang Theory, per dirti, ma non le ho viste, quindi non provo gusto nel mettere serie TV. Pure se capitasse una serie con qualcosa che conosco a memoria, tipo, ecco, se dovesse capitare Ritorno al futuro, io mi fermo. E Non guardi, ma ci riesco. sai che sono completamente d'accordo con te. A me dà, non dà fastidio, però non riesco a capire come facciano le persone a dire: ah, mi sono visto questo, mi sono visto quell'altro. Te lo sei visto come? Mentre facevo altre mille cose, magari mentre stavo al telefono, stavo a cucinare, stavo. Ma come fai? Cioè, guardi delle cose talmente con interesse, no? Cioè, che ti piace ammirare, oltre ad ascoltare, ammirare la fotografia, vedere i Sì. dettagli. Questa è una visione pazzesca
parzialissima di quello che potresti, più che visione, un ascolto, no? Di quello che poi è nato per essere fruito con concentrazione, cosa che tu poi non la puoi avere mentre fai altre 45 cose. Quindi sono completamente d'accordo a te. Anzi, ti dirò di più: a me dà tremendamente fastidio quando sto con una persona, stiamo guardando un qualcosa, io guardo e quell'altra persona fa altro, e poi gli dici: ma ti sta guardando sta cosa? E lui ti fa: no, no, ma sto ascoltando, e poi magari lo vedi sul telefono, disegna. Ma il vero problema è quando poi arriva ad un certo punto, perché arriva, la fatidica domanda del tipo: ma questo chi è? Oppure, succede questo? È tipo magari un'ora di costruzione di film per arrivare a quel momento, capito? Sì, è vero. Mamma mia, quanto sono fastidiose quelle persone. Guarda, sì, è un classico momento da gialli, tipo: ah sì, ma è lui l'assassino. Cioè, tu da persona distratta che non sta guardando questa cosa, come ti permetti? Stai rovinando tutto. Come ti permetti? Capita anche questo. È vero. Vedi, il mondo è pieno di brutte persone comunque, sì, non in vari ambiti, in vari ambiti. La mela avvelenata, ciao ragazzi, ciao Luca, potresti raccontarci del lavoro che hai fatto su She-Hulk, o She-Hulk, come dicono gli inglesi? Bravo. Il lavoro che ho fatto su She-Hulk, allora, forse il lavoro che ho fatto su She-Hulk è stato il più macchinoso, nel senso che ho avuto da rifare tante volte vignette, pur restando comunque in un rapporto ultra amichevole con lo sceneggiatore, però erano tantissime correzioni, soprattutto sui capelli. I capelli di Shkok, è stato un incubo. Non c'è una vignetta che non abbia rifatto, perché dovevano essere questi capelli voluminosissimi, più che potevo. Io non sono un fan del capello cotonato anni 80, quindi mi riusciva proprio difficile. Quindi se devo racchiudere la lavorazione di Shark in un unico elemento, io dico i capelli. L'incubo. un vero trauma, cioè. E un'altra cosa, che questo feticismo velato, detto e non detto, che devo sempre disegnare in mostra i piedi, così come nella serie TV. Basta, è questo. Ritornando al discorso del colore, ok. No, diciamo, chi vuole capire, capisca. Non immaginavo una colorazione così, non me l'aspettavo, mi ha un attimo lasciato stranito. Chi vuole capire, capisca. Però per esempio, scusa se ti interrompo, ci sono due guest tra le comparse. Ok, quindi dobbiamo andare a scovare a queste due guest, perché ce ne ha dette due. Due guest di YouTube. Bene. Ciao Ciuffo del Man. Luca, c'è un personaggio che ti piacerebbe disegnare, ma non hai ancora avuto modo di rappresentare? Allora, sì, sono due. Per l'Italia è Dylan Dog, okay. E per la Marvel l'ho disegnato, ma come fugace apparizione, Wolverine. Dylan Dog e Wolverine, che personaggio. Salem, quali sono le tue serie TV e cartoni di infanzia preferiti, di quando eri piccolo? Oh, serie TV e cartoni. Allora, serie TV, Dragon Ball, assolutamente. Assolutamente Dragon Ball. Cartoni, allora, io come cartone io te ne caccio uno che magari non ha visto mai nessuno. Vediamo, anzi no, te ne caccio due anche qua.
Sentiamo. Cartone che poi... Ma serie TV, parliamo di serie TV, no cartoni, scusami, no cartone serie. Quindi beh, no. Come vuoi, possiamo anche parlare... TV, parliamo di... Tipo MacGyver, i Robinson, non lo so, tipo sì, questo. Sì, 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 no, no, ok, ok. Serie TV alla quale sono legato, ma forse la serie TV non sono legato quasi a nessuna perché... quelle che mi sono portato dietro da ragazzino erano puntate che potevi vedere in qualsiasi momento, non avevano un grande filo conduttore, cioè c'era una sottotrama molto lunga, molto diluita, quindi potrei dirti Friends, potrei dirti, no, parlando magari di serie più moderne, forse l'ultima che mi ha lasciato tanto è Breaking Bad. Mm-hmm. Breaking Bad, va bene. Ne avrò vista qualcun'altra che mi è piaciuta tantissimo, ma al momento ho il vuoto totale. Okay. Cartoni, ti dico Dragon Ball, però te ne do altri due. Sì. E Quasi Magia Johnny. Oh, Johnny! E l'insospettabile Cristoforo Colombo, l'uomo del l'uomo mondo. Mondo. Fantastica, me la ricordo anch'io. Dico insospettabile perché poi era il periodo delle scuole della quinta elementare e ci ho fatto la tesina sulla scoperta della America. Ma dai! Quindi sono molto legato. Tra l'altro io vorrei dire adesso che quando, quando insomma Luca ci ha detto che c'erano due guest in She-Hulk, io la chiamerò così, perdonatemi. She-Hulk. Continuerò a chiamarla She-Hulk. Dentro di me si è riacceso un campanellino, ho detto ma mi sembra di aver visto però una cosa relativa almeno a uno dei guest che c'è, e infatti sono andato a spulciare, sapete, viviamo, subito, perché lui non riesce, viviamo in non un riesce. Fantastico secolo in cui se cerchi su internet con le parole giuste trovi tutto, e ho ritrovato la foto che avevo visto parecchio tempo fa con Luca a fianco a uno dei due guest. Ah sì, poi ci conosciamo. Sì, sì, sì. Ok, vedi, Andrea già si è dato da fare durante la diretta. Andrea è un po' come quelle persone che abbiamo detto che guardano i film mentre fanno altro, no? Ecco, Andrea è stato in diretta mentre andava a cercare... È Andrea Bellucci comunque il guest. Ecco, l'ha dovuto dire, va bene, va bene, va bene. Il secondo trovatelo. Il secondo trovatelo. Ma tu l'hai trovato? Il secondo ancora no, però lo cercherò. Lo cercherà. Okay. Il secondo un po' più si mimetizza un po' meglio, però c'è. Io lo cercherò e lo troverò. Esatto. Allora, facciamo le ultime due domande, poi chiudiamo con il saluto a Luca, cioè il saluto di Luca a noi, magari sono tre bastardi infami, non ci verrò più, vedremo. e poi ci salutiamo. C'è questa domanda di Mr. Lannister che dice: mi è stata suggerita da mia moglie, quindi se è una domanda sciocca è colpa sua. Se è interessante allora è merito mio. Beh, mi sembra che non faccia una piega. Vergognati. Giusto, giusto. Sono con te, Mr. Lannister. Luca, se avessi della creta a portata di mano e dovessi dargli una forma per rappresentare il tuo talento, come sarebbe? Cioè, pensa che roba. Che forma daresti al tuo talento? No, raga, non lo so. Ma io non darei... Sono domande da fare queste. Ma a quest'ora soprattutto è 22:50, cioè, signore. Allora, esatto, sarà allora. Allora, non lo so, io cerco sempre ma proprio perché sono costretto a fare una cosa del genere, che potrei fare? Qualcosa di utile fondamentalmente. Però non ho idea. Ti direi, farei una forma di una pizza, probabilmente. Oh. Perché sono un grande appassionato di pizza. Vedi? Il tuo con la creta. No, ragazzi, non lo so, un piatto d'argilla. Farei qualcosa, un vaso. Non lo so, uno dei primi elementi creati dall'uomo, un utensile,
Non ne ho idea, no? Non lo so, ci devo pensare perché sono stato colto troppo. Cavolo, sei molto, molto umile perché il tuo talento lo vedi come un piatto, no? Una pizza. Io invece ho subito pensato, Vanessa, se metti caso la domanda fosse rivolta a me, io ci avrei visto un Oscar, perché così come l'Oscar si dà ai migliori nel loro ambito, il mio talento vale l'Oscar nel mio. Cioè, capito? Una cosa megalomane. Invece tu sei stato molto... molto una pizza. Non lo so, magari è un test bello, psicologico. Bello. No, però con la pizza... Vorrei essere, cioè, vorrei avere la sua umiltà e anche la però sua la bravura. In realtà non la posso mangiare, quindi non c'è soddisfazione in questo. Ah. Io sono uno sicuramente che, a cui piace creare cose, cioè, probabilmente io in un'altra vita ero un artigiano del legno, non lo so, cioè, ho il garage pieno di attrezzi da lavoro e non ho il tempo per farlo. Quindi probabilmente creerei qualcosa di primordiale, appunto, un piatto, una tazza, un bicchiere. Che comunque sono tutte cose, adesso ti vado sul lato psicologico della risposta, che comunque sono tutte risposte che sono, diciamo, in un certo senso a servizio delle persone, no? Un po' come quello che ci hai raccontato all'inizio, cioè i tuoi frammenti, ovvero la musica, il disegno, comunque il campo artistico, l'arte di per sé è un qualcosa a servizio poi del pubblico, perché il valore dell'arte lo attribuisce, diciamo, il pubblico in maniera reale. Sì, probabilmente. Esatto. Il bicchiere, il piatto, insomma, sono tutte cose che sostanzialmente tornano al pubblico. Ed è bello, secondo me, è un cerchio che si chiude con, spero, sempre più pubblico che ti restituisca l'affetto che tu gli dai con quello che fai, insomma. Beh, speriamo, cioè, insomma, mi piace, hai trovato tutta questa tutto quadra, un giro, sì. Bello. Cioè, magari spero significhi qualcosa del genere, non lo so. Andrea, adesso voglio che psicanalizzi anche la mia di risposta. Perché mi sono dato l'Oscar? Lui si è dato l'Oscar. Che problema, perché sei una persona molto, molto piena di te. L'hai detto quasi in tono spregiativo. Cioè, sbaglio. No, cosa, la chat ti conosce, non c'è bisogno che ti descriva. Quindi, sei una persona che si ritiene sicura di sé e che dà parecchio valore a quello che fa, quindi... è un'esaltazione di te stesso, è in un classico stile di cosa che... Bellissimo. Non di autoincensarsi, però il voler vedere riconosciuto quello che si è fatto. E il premio è la cosa basica. Quindi, avrei potuto dire Leisner, però non mi Sì, sì. Leisner. Applausi, psicologo Andrea. Basta, ti assumo come mio psicologo. Una volta a settimana ci facciamo una call di un'oretta. Va bene. Prezzo amico. Prezzo amico. Ok, abbiamo l'ultimissima domanda. Ultimissima, vediamo quella successiva qual è. E siamo alla sigla. Cioè, quindi, ok, abbiamo fatto le domande dei primi 15 minuti prima che andassimo in diretta. L'ultima. Se potessi avere un superpotere, quale ti piacerebbe avere? Ne devi scegliere uno tra i tantissimi superpoteri. Quale vuoi? Madonna. Mi sa che non c'è più in diretta con noi. No, ma perché queste sono sempre quelle cose che uno ci pensa, no? Ma poi... Perché poi magari dici un superpotere e dopo, che ne so, mezz'ora dopo dici, cavolo, però effettivamente potevo dirne un altro, no? Sì, tipo, qual è l'unico tuo desiderio, poi pensi agli altri, 10.000. Superpotere, madonna mia. Vuoi che ti faccio quella successiva? Facciamo no, ci sto pensando, perché poi è bello rispondere di botto a questa roba. Allora, forse la cosa più stupida sarebbe, sai, volare. Però poi, in effetti, ma in realtà tante volte ho pensato al superpotere, però fa troppo santone, troppo... cioè, sarebbe bello guarire le persone, insomma. Quello sarebbe un bel superpotere. Però, che ne so, qualcosa del genere, va? Non dico il gene X di Wolverine, però...
verso gli altri, okay. Ovviamente anche verso me stesso. Senti, ho letto la domanda successiva, quindi te la devo fare come ultima. Vai, per tornare, ma io sarei disponibile per un'altra ora e mezza. Quindi. Bello, bello, attenzione a quello che desideri. Stasera, poi non le domande sono queste, poi. Reni P in chat dice: io vorrei fermare il tempo così finisci le consegne subito, almeno ci ho pensato. Ma anche... ecco, vedi? Anche con la DeLorean, cioè anche il tuo. Io vorrei diminuire invece. vorrei proprio avere... Madonna mia, no, è vero. Allora, l'ultima che ho letto, perché ormai l'ho letta, la devo fare, non mi ricordo di chi era, perché ormai io sono andata alla fine, perché ho detto tanto era l'ultima, però ti chiedeva: ad ora, nel 2024, qual è l'augurio, l'obiettivo ancora non raggiunto che ti poni per il futuro? Cioè, cosa, non solo a livello lavorativo, cioè la domanda era rivolta sia nell'ambito lavorativo che in quello personale. Se c'è uno preponderante sull'altro, va bene anche quello personale. Cioè, un obiettivo che vorresti raggiungere. Allora, nell'ambito lavorativo, niente, cioè l'obiettivo è continuare a lavorare, perché poi in realtà siamo, cioè, penso di parlare un po' a nome di tutti i colleghi, cioè noi siamo artigiani della qualità, no, siamo professionisti, che quello che capita, quello, cioè la storia che ci capita, la facciamo nel miglior modo possibile. Ad avere la possibilità di poter dire no, questo non lo voglio fare, quello è un bel traguardo. Però insomma, a livello lavorativo spero di continuare a lavorare nel migliore dei modi possibili. Personale, ci sono degli obiettivi, ma sono personali. Certo. C'è una piccola idea che mi ronza in testa di espandere un po' i miei campi, diciamo, professionali, di lavoro, okay. Su tutt'altro, poi un domani, se ci riuscirò, si vedrà. Quindi sì, diciamo che di obiettivi ce ne sono tanti, diversi. Nell'ambito del fumetto spero solamente di continuare a fare sempre del mio meglio. Spero di ritornare su Spider-Man, magari, perché lì mi divertirei. Speriamo tutti. lì mi divertirei di più, sì. Okay. Spero di ritornare a Los Angeles tutto spesato. Mi sembra un bel obiettivo anche quello. Bene. No, vabbè, niente, no. Spero che, insomma, ecco, io spero di non avere intoppi nella vita. Questa è la cosa che è più... Dai, noi ti auguriamo che gli obiettivi personali li raggiungi tutti e che continui così nel campo del fumetto. Ma pensa, da come era iniziata, io mi aspettavo che dicesse: spero di lasciare definitivamente il fumetto, andare a suonare con Bono Vox e gli U2 come chitarrista nei concerti. Pensate che risposta, boom. No, invece, banalissimo, no, veramente banale. Pure no, con la risposta che ho dato prima, sì, guarire tutti, ma cioè, dai. Beh, però dimostra il tuo altruismo, cioè vorresti guarire le persone che stanno... Fermare il tempo, ragazzi, quello è figo, sì. Fermare il tempo, vuoi cambiare? Poi era servita su un piatto d'argento, veramente, cioè da fan di Ritorno al Futuro, no. Vado, metto, spargerò dei ceci a terra e mi ci inginocchierò sopra. Va bene, allora, prima di proprio chiudere, c'è questo saluto. Io adesso ti metterò grande, toglierò, guarda, te lo descrivo mentre lo faccio, così andrai più contento. Certo. Allora, cambio scena, così puoi sentire. Adesso metto Luca grande. Sei contento, Luca, che sto descrivendo mentre lo faccio? Per niente. Ho tolto il nome. Tanto quanto per la sigla. Il mio studio che è abbastanza bello, grande. Bellissimo. Allora, vedi, io adesso dirò 3-2-1, chi sta in live ci sta seguendo. 3-2-1, avvio la registrazione, tu di e fai quello che ti pare, cioè sentiti libero anche di insultarci, così come di insultare solo Willow, se gradisce. E poi quando ti vedo in silenzio 2-3 secondi rientro, va bene? No, non ho capito, scusami. Io adesso tirò... Solo che posso insultare qualcuno. Sì, no, io dico 3-2-1.
poi quando vuoi parti, dopo questo countdown, chi sta in diretta ci segue, poi quando ti vedo in silenzio per 2-3 secondi che hai finito, rientrerò con la voce e con l'audio. Ma devo fare... Solo un saluto, non so, mi viene in mente... Ci sono stati diversi tipi di saluti, però l'idea iniziale nacque con sentendo Radio Italia, cioè, ciao, sono Laura Pausini, anche io ascolto Radio Italia. Poi da lì si è espansa, fate quello che vi pare, cioè c'è chi ha cantato, ballato, recitato, insomma, sentiti libero di fare ciò che vuoi, o anche solo di dire questo va benissimo. Ciao, sono Laura Pausini. Sono Laura, esatto, quello che vuoi. 3, 2, 1, via! Ciao, sono Luca Maresca e anch'io ascolto radio... No, sono Luca Maresca e grazie ai ragazzi per avermi invitato al Live Talks di Man Under the Hood. Niente, grazie, spero che possa darvi risposte divertenti, normali, curiose, qualcosa del genere, insomma. Grazie. Che bello! Bello. No, ragazzi, sembra una cosa bruttissima. Ma perché? È bellissimo. Fantastico. È bellissimo e soprattutto è naturale. E quindi è ancora più bello. Poi dopo, quando chiuderemo, dirò, cavolo, potevo dire. Sì, vabbè, quello... Esatto. Questa pure fa parte della sindrome di qualcosa, non lo so, come tipo la sindrome dell'impostore, che non è questa, però io ce l'ho un pochino. Guarda, se anche tu vuoi chiamare per un'ora a settimana Andrea come me, da oggi... Esatto, Andrea, adesso che ci sono pure i bonus sociali per le sedute... Esatto. Il nuovo format, Andrea ti aiuta. Ma stai scherzando? Da subito. Andrea ti aiuta. Pensa che rispondi tipo in live alle chiamate, no? Ciao, sì, sì. Ciao, del io cuore sono Andrea. Che ero un serial killer. È vero. Allora andiamo in chiusura, andiamo a ringraziare ovviamente tutti voi che ci avete seguito dall'inizio alla fine, chi si è collegato prima, chi dopo, chi invece si è vista tutta. I migliori, fatemelo dire, i migliori. Poi andiamo a salutare i nostri mod, i nostri vips, i miei streamer di questa sera, Andrea e Willow, purtroppo, sa, dobbiamo tenere. C'è, la dobbiamo tenere. E il grazie più grande però va a Luca Maresca, cioè è stata una live divertentissima, bellissima, ci hai condiviso tante esperienze, ti abbiamo anche messo un po' in difficoltà, come giusto che sia, e quindi ti ringraziamo veramente tanto per essere stato con noi, in chat si fanno l'augurio, speriamo di rivederlo su questi lidi, chissà che in futuro, magari se non ci blocchino, potremmo riaverti con noi. Ho detto qualcosa di compromettente che potrebbe farvi bloccare, non lo so, spero tu che blocchi noi, poi magari domani cerco Luca Maresca su Instagram e compare, hai visto, quando ti bloccano, no? La foto in bianco, nessun post, e lì capisci, cavolo, okay, mi ha bloccato. Okay. Cioè. No, penso che... Tu comunque, penso solo che Willow. Bene. A parte la domanda sul tramezzino, però. La domanda sul tramezzino. Basta, io domani lo contatto e gli chiedo se mi fa una commission di un cocktail. Bello, almeno completiamo. Capito, così ci abbini, no? Aperitivo, cocktail. Sì, è giusto. Ti piace Cosmopolitan o Mojito? Cosa ti piacerebbe di più farlo? A me, oddio. No, Mojito, vai. Mojito, andiamo di Mojito con la menta, carino, no? In sottofuoco, il ghiaccio tritato, carino. Cioè, è andata. Bello. Però lì non c'è l'oliva. Ah, già gli incubi. Non c'è l'oliva che puoi far cadere, però puoi farmi cadere il ramoscello di menta. Menta, ok. O lime, pensa è figo. Lime. Andata. Grazie mille a tutti voi, domani non ci sarò io, ahimè, perché mi rivedrete lunedì e penso, chi c'è domani, Willow? Capirai, poracci. E invece venerdì ci sono io. Allora venerdì siateci, perché venerdì è alta qualità, sì. Però domani siateci. Poi ci vediamo lunedì, poi lunedì no, perché è Pasquetta. Fateci un attimo riposare, che ci abbiamo bisogno. Lunedì. Però martedì poi c'è una cosa molto figa. Indovinate la mia deadline, che giorno cade? Pasquetta, mamma mia. No, cavolo. Io Pasqua e Pasquetta me lo faccio a casa. Cavolo.
Hai capito? Vabbè, però per... Hai tutto il nostro supporto. Siamo vicini a te. Però martedì, se non sbaglio, c'è il Talks, giusto? No, martedì 2 no. C'è il penultimo episodio di Tomorrow Stars. Oh, che quando c'è il Talks? Mercoledì. Ok, ve lo spoilero. Marcella Silvestri, abbiamo parlato prima di Quasi Magia Johnny, Sabrina di Quasi Magia Johnny e tante altre cose. E in più anche, non so se vedete Mai Dire Gol, madre! Ecco, madre. Ecco, quindi sarà una cosa molto figa. Quasi all'altezza del Talks di questa sera, quasi. Quasi, quasi ma... Qua. Quasi, ma è andata meglio. È difficile superare. Esatto, vedremo, però sarà molto difficile superare Luca, devo dirlo. Assolutamente. Buonanotte, diciamo, a tutti, non mi fate parlare troppo, se no faccio i spoiler da qui a 2 mesi. Ciao! Ciao! A domani!